Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo primo video dedicato alle mappe andremo a trovare le prime 5 mappe del gioco. La mappa è veramente grande e anche se non sembra all'inizio, gran parte di essa è esplorabile sin da subito. Infatti noi andremo a prendere le prime 5 mappe senza bisogno di affrontare alcun boss o mini boss. Avere la mappa esplorabile sin da subito è un gran vantaggio, sia perché troviamo in giro le zone di grazia, quindi ci potremo spostare in un modo più veloce, sia perché se sappiamo dove andare a trovare un certo oggetto o un certo nemico, è più facile trovarlo sicuramente avendo una mappa per confrontarci che senza. Inizialmente il cursore non può uscire dalla nostra zona di mappa fino a quando non l'avremo esplorata, e ciò ci darà l'idea che la mappa è piccola, in realtà la mappa è molto grande, basterà avvicinarci e superare il bordo limite del cursore e una nuova zona verrà aperta. Quando questa zona sarà aperta, noi vedremo questo fumo che si dirà da mano a mano che la esploriamo e riusciremo a vedere giusto un po' la sagoma delle strade principali, e se siamo vicini alla zona dove si trova la mappa vedremo questa specie di bagliore, questa luce che indica un monumento su cui sopra c'è la mappa. Quindi ci basterà andare dove c'è questa luce in mappa e prendere la nostra mappa. Il cavallo è indispensabile e ci verrà consegnato lo spirito del destriero una volta che avremo raggiunto e riposato nella terza grazia. Ovviamente andando a cavallo è tutto molto molto più veloce, tant'è vero che comunque in questo video soprattutto non ci sono cose da sapere, segreti o altro, ci basterà semplicemente andare a cavallo e raggiungere il punto della mappa, del monumento dove si sblocca la mappa. Vi lascio di seguito alla visione della raccolta delle 5 mappe.
E questo è quanto, ragazzi. Grazie a tutti per la visione e vi auguro una buona giornata.